grazie per l'introduzione, è un piacere appunto ritrovarmi qui in questa bella città. Ringrazio gli organizzatori, ringrazio anche voi per l'attenzione che ci date appunto l'opportunità di presentare questi nostri risultati. Allora, come è stato detto, è il seguito di un evento che è stato presentato l'anno scorso. Nelle slide riprenderò alcune cose perché bisogna pure iniziare da qualche parte, introdurre l'argomento, quindi alcune cose le rivedrete e poi dopo appunto vedremo le novità, quello che è successo con l'entrata in funzione di Virgo. Quindi gli strumenti. Dunque, gli strumenti di cui si va a parlare, uso questa diapositiva di copertina, sono strumenti di strumento si trova in Louisiana, lo stato della Louisiana negli Stati Uniti, a sud-est, e c'è Virgo che è qui vicino Pisa. In Europa, e poi c'è un altro strumento che si trova invece nello stato di Washington, quindi a nord-ovest degli Stati Uniti. E queste cose che abbiamo visto appunto sono state usate, questa volta usando tutti e tre gli strumenti. Allora, bisogna introdurre diciamo quello che sono le onde gravitazionali ricordando che la comprensione moderna della gravitazione, la forza di gravità, quella forza con la quale si convive da quando si nasce, ora è capita come un fenomeno geometrico. E questa spiegazione è stata data nel quadro di una teoria che si chiama relatività generale, che è stata formulata da Albert Einstein. Però si parte da lontano. Io amo riprendere questa copertina dei discorsi di dimostrazioni matematiche di Galileo. Peraltro vedete che ha scelto una rivista di alto impact factor, l'editore è sempre lo stesso, e in questo libro discute in particolare l'universalità della caduta dei corpi. E il testo, fatto a riprendere un po' diversamente da come lo vedevo di solito, qui Galileo dice: però sono andato pensando di reiterare tante volte l'ascesa da piccole altezze, lui vuole sperimentare, vuole misurare, riproducendo tante volte il fenomeno, perché aveva capito che due oggetti che cascano dalla torre erano molto difficili da misurare, vedere un po' le differenze, ed accumulare insieme tante di quelle minime differenze di tempo. E finalmente ho preso due palle di piombo e di sughero, ciascheduna di loro attaccata a due sottili spaghetti uguali, quindi ha fatto due pendoli, quindi spiega che cosa pendoli invece della caduta dei corpi. Gli ho dato l'andare allo stesso momento ed esse, scendendo per le circonferenze dei cerchi descritti dagli spagli uguali, hanno sensatamente mostrato come camminano con passo egualissimo. Qui c'è proprio una Bibbia della sperimentazione che potrebbe essere discussa, e a noi interessa soprattutto appunto il fatto che due oggetti diversi subiscono l'influenza della forza di gravità nello stesso modo, con un passo ugualissimo. Quindi abbiamo che il moto di un corpo sottoposto alla forza di gravità non dipende dalla sua massa, non dipende dalla sua forma, non dipende dalla sua struttura. Tutti i corpi si muovono con accelerazione di gravità. A questo punto uno vuole cercare una semplificazione, trova un modo per semplificare il quadro e si accorge che questo avviene in un oggetto che è comune a tutti, che è lo spazio-tempo. E quindi proprio nel considerare lo spazio-tempo come la causa della gravitazione, poi si arriva a parlare di geometria, perché parlare di spazio e di tempo vuol dire misurare distanze, quindi fare geometria. La geometria è una geometria che bisogna fare, cioè il righello non è sufficiente, la geometria
spirometria si fa con i raggi luminosi. Per noi il raggio luminoso è un oggetto che per definizione, per anche in pratica, rappresenta la linea retta, rappresenta la linea di percorso più breve, e con la luce appunto uno può essere una in uno spazio-tempo dove uno pensa che valga la geometria euclidea. E solo che se uno vuole cercare varianti a questo spazio-tempo, se vuole dare a questo spazio-tempo delle caratteristiche nuove, deve pensare appunto di passare dalla geometria euclidea. I tempi erano maturi, allora c'è stato Riemann e Gauss, passare a una geometria che parla appunto di spazio, di curvatura. Qui viene rappresentata una curvatura bidimensionale su una superficie, qualcosa che si può vedere dall'esterno dell'oggetto. Si sono sviluppate delle tecniche matematiche per misurare la curvatura dall'interno, quindi vivendo nello spazio tridimensionale, nello spazio-tempo, dal suo interno c'è modo comunque di misurare la curvatura. E quindi uno può costruire una teoria, poi può costruire, può vedere degli esperimenti che possono essere fatti. L'idea è, da una parte, che i corpi si muovono lungo i tragitti di minore distanza nello spazio-tempo, quindi la caduta del corpo e il raggio luminoso che riflette sono la stessa cosa nelle dovute scale di tempi, e poi il corrispettivo, che bisogna capire chi è che curva lo spazio-tempo, e sono proprio le masse, quindi la densità di energia che modifica la trama e appunto fa curvare la luce. E qui appunto qui viene rappresentata quella osservazione di cui si celebrerà l'anno prossimo il centenario, che è quella in cui si è visto che quelle che erano le stelle fisse nel cielo, quando si è potuto osservare delle stelle fisse al momento di un'eclissi solare, quindi c'era buio ed era possibile vedere le luci e vedere le stelle, e si è guardato qual era la posizione di queste stelle, si è visto appunto che una stella che realmente era in questa posizione qui all'osservatore appariva in questo modo. Quindi sulla lastra fotografica le stelle fisse si sono trovate in una posizione diversa e la deviazione della luce che è stata osservata era conforme alle previsioni della relatività generale. È un effetto molto piccolo, però alla fine è rilevante, visto che la forza di gravità agisce in maniera decisamente sensibile. E quello che rimane è chiedersi appunto se questa curvatura appare istantaneamente in tutto l'universo oppure se ha dei tempi di propagazione. La relatività generale prevede, che è la teoria che descrive questi fenomeni, prevede che le perturbazioni viaggino alla velocità della luce, e quindi la curvatura non si crea istantaneamente ovunque, e le onde gravitazionali sono appunto queste grinze, perché figlie molto piccole, che viaggiano nel tessuto dello spazio-tempo, mantengono la stessa forma, a parte un'attenuazione con la distanza, trasportano energia, e quindi sono in grado di dirci qualche cosa sulle sorgenti, e sono appunto un segnale diverso. Il titolo di questa presentazione riguarda appunto i messaggi che possono portare queste onde gravitazionali. Appunto, sono i segnali trasmessi dallo spazio-tempo che ci potranno dire qualche cosa sulle sorgenti. Queste qui sono immagini di simulazioni numeriche di relatività generale dove si cerca. È difficilissimo rappresentare su un foglio bidimensionale, dove si cerca di rappresentare uno spazio-tempo che viene fortemente incurvato da masse che stanno ruotando. E qui si intuisce che in questa direzione c'è emissione di onde che si propagheranno. Ma come si fa a rivelare onde gravitazionali? La tecnica usata è quella dell'interferometria, si usa la luce di per sé ha un metro per misurare le distanze, si parla di geometria, quindi bisogna misurare le distanze, ha un metro per misurare
calcolare le distanze, che è abbastanza naturale, che è la lunghezza d'onda della luce, la luce a lunghezza d'onda dal micron in giù, micron ancora infrarosso, e quindi di per sé è un oggetto già molto preciso, però non è sufficiente e bisogna lavorare su questo usando delle tecniche molto, molto raffinate che si sono sviluppate, ci sono voluti appunto 50-60 anni per svilupparle, per raggiungere la precisione richiesta. Di che precisione si parla? Si parla di andare a misurare delle distanze, di variazione di distanza tra due masse che sono dell'ordine di un 1/10^20 metri, quindi è un decimiliardesimo del raggio di un atomo, e questo qui non viene misurato su oggetti piccolissimi, viene misurato su oggetti che pesano 40 kg che si trovano a chilometri di distanza l'uno dall'altro. Quello che occorre fare è, qui viene rappresentato su questa piccola animazione cosa succede, in maniera esagerata naturalmente, cosa succede quando delle masse disposte in cerchio vengono colpite da un'onda gravitazionale che entra dentro lo schermo, e c'è questa caratteristica peculiare delle onde gravitazionali, ed è che le masse, quando la massa che è lungo questo asse si allontana dall'origine, la massa che si trova lungo l'asse perpendicolare invece si avvicina. Quindi, facendo la differenza delle distanze delle masse dall'origine, si ha un segnale, si avrà un segnale che corrisponde all'onda gravitazionale. E il segnale è proporzionale alla distanza, entro certi limiti. Però il primo sistema per raggiungere la sensibilità richiesta è di avere delle masse che si trovano non a metri ma appunto a chilometri di distanza l'una dall'altra, e si misura questa distanza usando appunto due raggi di luce che si andranno a confrontare i tempi di percorrenza di questi due raggi di luce, e questo provocherà appunto una figura di interferenza confrontando i due raggi di luce. La volta scorsa vi ho mostrato un'animazione, ora passo semplicemente a mostrarvi, diciamo, l'oggetto reale. Dal disegno che avete visto si capisce che bisogna avere dei bracci, questi sono bracci di 3 km, questa è la pianura di Cascina, che c'è Pisa nello sfondo, e appunto questo è uno dei due bracci, e in questo edificio qui viene generata la luce che viene mandata nei due bracci, la luce torna indietro, si confrontano i tempi di percorrenza nei due bracci, e alla fine ci sarà un unico segnale che misura la differenza di lunghezza di questi due bracci. Questo unico segnale ci dirà se è passata un'onda gravitazionale oppure no. Quindi alla fine non è nemmeno stereo, è mono. Tra l'altro è mono per davvero, perché sono segnali udibili se sono in banda audio. Naturalmente lo strumento comprende tantissimi altri sensori di controllo per verificare che tutto va bene, ma alla fine si ha un unico segnale. Questa è la seconda generazione del interferometro Virgo, è stato un upgrade che è stato previsto, si è iniziato nel 1994 la costruzione di Virgo, e poi nel 2009 appunto c'è stata la decisione di fare questa upgrade e di passare alla versione Advanced Virgo con una sensibilità molto sufficientemente più grande da dare praticamente per certa la rivelazione delle onde gravitazionali, e così è successo. Siamo riusciti con uno sforzo titanico, fatemelo dire, a iniziare a prendere dati il 1 agosto del 2017. Ricordo appunto che l'oggetto ha un minimo di complicazione: abbiamo un laser che produce una certa quantità di luce, questo laser viene ripulito dalla luce, viene, che non
è perfettamente pura, viene ripulita dai modi spaziali in questa cavità, che sono 140 metri di luce che circola, e solo la luce buona riesce a uscire. Viene inviata su questo specchio, che è uno specchio semiriflettente, e viene suddivisa in due bracci. E appunto il segnale che viene raccolto è il segnale che esce fuori da questo lato di interferometro e viene mandato su un fotodiodo, quindi un'intensità luminosa che viene registrata. Qui c'è un accorgimento ottico molto, molto elegante che si chiama cavità Fabry-Perot, che permette di moltiplicare la lunghezza del braccio facendo permanere i fotoni un numero 100, media 100 volte dentro, più del dovuto dentro la cavità, e quindi è come se questi bracci fossero lunghi 300 km, quindi in questo modo si aumenta appunto la sensibilità dello strumento. Uno degli accorgimenti importanti che Virgo ha mandato avanti è quello che questi specchi si devono muovere unicamente per cause celesti e non per cause terrene, e quindi bisogna isolarli da qualsiasi vibrazione e perturbazione che viene dal terreno. E questo avviene con un oggetto che all'apparenza è semplice, concettualmente è semplice, che è una catena di pendoli. E questa catena di pendoli, ci sono voluti 20 anni per svilupparla, permette di isolare gli specchi dalle vibrazioni del terreno che altrimenti sarebbero assolutamente assordanti per questo strumento. Quindi entro agosto noi siamo riusciti a mettere in funzione questo apparato in maniera accettabile. Le caratteristiche sono riassunte in questo grafico, questo è un grafico un po' difficile, e questa qui è la frequenza, si parla di che sono misure, se vogliamo misurare l'onda gravitazionale da 10, 100, 1000, 10.000 Hz, quindi è la banda dell'orecchio, e queste curve qui rappresentano il livello di rumore intrinseco dello strumento, che vuol dire che un'onda gravitazionale, e questa qui è l'ampiezza misurata in unità di ampiezza di onda gravitazionale. Vuol dire che se l'onda gravitazionale ha un'ampiezza minore di queste curve qui sarà molto difficile rivelarla, se invece ha un'ampiezza maggiore la rivelazione sarà possibile. E vedete che i nostri colleghi americani, che avevano un anno di esperienza in più, hanno delle curve molto pulite, noi invece abbiamo una parte che è ragionevolmente pulita, a parte questo bozzo che è la rete 50 Hz, e tutta una foresta di picchi messi qui, quindi Diora e Virgo, però in questa zona qui tutto sommato ci comportiamo abbastanza bene, e questo viene riassunto in questo grafico. Questi sono 24 ore prese il 19 agosto del 2017, e su questa scala qui si rappresenta l'orizzonte, cioè fino a che distanza, ben al di fuori della nostra galassia. Questi qui sono megaparsec, quindi sono milioni, questi qui sono 300 milioni di anni luce, fino a che distanza si può pensare di riuscire a rivelare una sorgente di onde gravitazionali, per la precisione un sistema binario di stelle di neutroni. E vedete che quello blu, tra l'altro, era parecchio instabile, però ha una sensibilità molto elevata, quello che era l'interferometro a Livingston, a Hanford la sensibilità era metà, però anche quello era stabile, e poi Virgo aveva una sensibilità di 30 megaparsec. Questa è una misura media, se uno capita con l'orientamento favorevole può anche andare, può anche avere rivelazioni più lontane. Comunque siamo in presenza di strumenti che cominciano a essere confrontabili tra di loro. Quindi quello che si è visto, allora, appunto, 102 anni fa avevamo questa previsione che dove Einstein ha trovato una soluzione approssimata alle equazioni di campo della gravitazione che portavano appunto all'esistenza delle onde gravitazionali. E come abbiamo detto, il 14 settembre del 2015
Questi sono segnali praticamente non filtrati che sono arrivati dai due interferometri LIGO, vedete due segnali a 3000 km di distanza, identici l'uno rispetto l'uno con l'altro, che hanno rappresentato appunto questo primo evento assolutamente sorprendente. E questo, questo qui è l'evento che ha, diciamo, ci ha permesso di rivelare un gravitazionale, che ci ha permesso di vedere che esistono dei buchi neri con 29-36 masse solari, che di queste 36 più 29 fa 65, rimaneva un buco nero di 62 masse solari, 23 masse solari sono state irraggiate sotto forma di energia di onde gravitazionali. Quindi tutte queste cose le abbiamo, diciamo, sono state misurate, e questo è l'articolo che è stato prodotto, e appunto alla fine dell'anno scorso c'è stato il riconoscimento. Qui mostro le due facce della medaglia, perché là non c'è solo il signor Nobel, ci sono anche le signore delle Enneide di Virgilio che sono presenti sulla medaglia. E quindi abbiamo ripreso a prendere dati, siamo arrivati anche, Virgo è anche arrivato appunto il 1 agosto, e vedete appunto che il 14 agosto del 2017 abbiamo un primo segnale che viene visto dai tre interferometri. Eccolo, questo è la misura di quando effettivamente arriva il segnale, e qui vedete tre fiti, questo un po' più basso, come ci si aspetta, però comunque fuori dal rumore, e queste immagini rappresentano, in funzione del tempo, la banda di frequenza dove è presente questo segnale. Quindi c'è qualche cosa di oscillante che oscilla sempre più rapidamente, quindi da una frequenza bassa si sale a una frequenza più alta. Qui è più intenso, e anche qui però, qui chiaramente la grafica è un pochino più difficile da vedere, però quando si va a fare l'analisi si riconosce bene questo evento in tutti e tre gli interferometri. Allora, il tasso di, per essere sicuri, appunto, il tasso di falso allarme, cioè la probabilità che questo sia casuale, era minore di 1 in 27.000 anni, che per noi vuol dire che effettivamente questo è molto molto probabilmente considerato un evento di onde gravitazionali, e appunto l'onda è arrivata in America, prima in America del Sud, è stato registrato in Louisiana dopo 8 millisecondi a Washington, nello stato di Washington, dopo 14 millisecondi a Vienna, e è stato identificato automaticamente dopo 3 minuti. Quindi questa cosa qui, che uno fa a occhio, era stata programmata per essere fatta automaticamente, e vedremo appunto il motivo. A questo, i parametri sempre sono parametri interessanti, sono buchi neri di 30-25 masse solari, la massa totale, l'energia irraggiata è di 2,7 masse solari, e si trova alla distanza rispettabile di 540 megaparsec, e si comincia a poter esplorare lo spostamento verso il rosso, quindi si comincia a poter sentire un pochino di cosmologia. Si fanno tutta una serie di misure, questo qui è il grafico che vi mostra dove sono rappresentate le masse dei due oggetti del sistema. Tenete conto che queste informazioni sono estratte da quell'oscillazione che avete visto, cioè quello è il dato, e da lì bisogna estrarre queste informazioni. Allora, quello che si estrae bene è, vedete, questa curva qui è molto stretta, sostanzialmente la somma delle due masse è misurata molto bene. Le singole masse sono misurate un po' peggio, perché sono correlate. Se per caso una di queste masse fosse più alta, l'altra dovrebbe essere più bassa, perché si trovano all'interno di questa curva. Però appunto si misurano comunque bene queste grandezze.
si misurano momenti angolari e si possono fare confronti con la relatività generale, vedere se la forma d'onda è effettivamente quella che ci torna. E vabbè, questo è un primo catalogo di quello che è stato raccolto. Ci sono cinque eventi certi. C'è un evento che è probabile, diciamo che già un minimo più di probabilità, 2 sigma e mezzo, diciamo, per intendersi, una cosa così, e mentre gli altri sono oltre 5 sigma, per usare un linguaggio un po' statistico. E tra l'altro, rispetto a questo catalogo, ci sono comunque ancora degli eventi che molto probabilmente sono eventi che poi verranno pubblicati. Però il vero cambiamento avviene con la presenza di un terzo rivelatore. Vedete che queste curve qui sul globo celeste rappresentano la capacità di localizzazione con due rivelatori. Si riesce a fare qualche cosa con due rivelatori, però l'aggiunta del terzo rivelatore costringe, dà un vincolo alla posizione della sorgente che diventa molto più piccolo. Si parla di 1160 gradi quadrati a 60 gradi quadrati, e la misura, e poi dopo la misura di quante volte un telescopio deve andare a puntare nei vari punti del cielo per vedere se effettivamente c'è un corrispettivo elettromagnetico. Quindi qui c'è un cambiamento proprio qualitativo che avviene anche per quanto riguarda la distanza, la profondità nel cielo, e si riesce a vincolare un pochino meglio la distanza, e quindi questo viene riassunto qui. Virgo, l'aggiunta di Virgo riduce l'incertezza sulla posizione della sorgente in area nella volta celeste di circa 20 volte, in distanza di una volta e mezzo, e il volume del cielo comunque di 30 volte. E quindi si può dire appunto che in questo modo si può iniziare l'astronomia gravitazionale. Questo viene, c'è una rappresentazione appunto di come erano gli altri eventi che sono stati rivelati. Ci sono due eventi, questo evento meno certo, qui c'è il primissimo evento che è stato rivelato, e vedete qualitativamente che l'area nel cielo è molto, molto più piccola. Come funziona questo? Beh, molto semplice. Quando arriva un'onda gravitazionale, questo è il fronte d'onda, l'onda che arriva, colpisce prima l'interferometro e poi colpisce il secondo interferometro, che si trova a una certa distanza lì dal primo, dopo un certo intervallo di tempo delta t. La distanza percorsa dall'onda gravitazionale è c per delta t, e vabbè, l'angolo delta, sì, coseno dell'angolo è dato da c per delta t diviso d, quindi d è noto, c per delta t si misura, e quindi si conosce l'apertura del cono del cielo dove si deve trovare questa sorgente. Questo è il motivo per cui con due interferometri venivano disegnati dei cerchi nel cielo per l'area possibile per la sorgente. E questo disegno ci mostra che cosa succede quando ci sono 3 interferometri. A questo punto i tre cerchi si possono intersecare in un unico punto. Si distingue poi dopo le due intersezioni da chi arriva prima e chi arriva dopo. Allora, quello che è stato messo su, e questo è un lavoro che è iniziato nel 2011, è stata una rete mondiale di osservatori che comprende gli interferometri e comprende tutta una serie di telescopi, le Hawaii, ci sono tutti i telescopi in Cile, Sudafrica, Australia, Europa, più satelliti nello spazio, che era pronta a ricevere, abbiamo fatto accordi per decidere anche come si pubblicavano queste cose, che era pronta a ricevere un segnale dalla rete di interferometri. Quindi sono state pubblicate delle circolari astronomiche dove era contenuto: guardate, abbiamo rivelato un'onda gravitazionale in questa posizione, gli errori che erano. Allora,
Nel futuro si aggiungeranno altri due interferometri, quindi la rete diventerà ancora più completa. Quindi è stato messo su questo, diciamo, questa rete mondiale. E il 17 agosto è successo, quindi 15 agosto avevamo rivelato segnali, anni di lavoro, avevamo registrato segnali di settembre, eravamo abbastanza tranquilli, e erano stati pubblicati un certo numero di eventi, avevamo registrato altri eventi e così via, e quindi abbiamo iniziato questo studio. Solo che questa è ora locale, questo è il Leone, dove alle 3:20 del 17 agosto, è quello che abbiamo avuto. Ma qui devo fare una cosa. Allora, vedete da una parte qui c'è una traccia che non ha nulla a che vedere con quello che si era visto prima, è veramente più nitida, qui si riconosce proprio, si riconosce subito, e addirittura si potrebbe riconoscere prima e anticipare questo istante. Quindi uno poi in futuro, io credo che riusciremo a riconoscere gli eventi ancora prima che ci sia la fine della coalescenza, quindi l'evento andiamo a vedere, scusate, sarà chiaro, sono due stelle di neutroni che ruotano l'uno intorno all'altro, e però indipendentemente nel cielo il Gamma Ray Burst Monitor di Fermi ha misurato indipendentemente un lampo gamma sopra soglia, e questi qui sono a un secondo SF di distanza l'uno dall'altro. Allora, a quel punto, per evidenziare come e quanto è diverso il segnale, vedete, questi sono i primi segnali, vedete questo qui, e qui ci possiamo stare un pochino. Tanto qui appunto la lunghezza di questi segnali rappresenta inversamente proporzionale alla massa del sistema, più o meno. Il sistema è grosso, qui raggia rapidamente. Vedete, questo qui è completamente diverso. Andiamo avanti ancora per un pochino. Sta crescendo. Questo è il segnale che è stato registrato. Allora, è stato possibile ricostruire la posizione del cielo, e in particolare questo era l'anello, la traccia di anello dei due interferometri. La giunta di Virgo poi ha ridotto l'area a questa piccola dimensione, quindi ha ridotto l'area a 31 gradi quadrati, e questo era veramente sopra le aspettative, perché parlavamo di un buon risultato con 100 gradi quadrati, e qui appunto siamo a 31 gradi quadrati, fatto immediatamente, e rianalizzando, perfezionando l'analisi, si è giunti appunto ad avere un'area di 28 gradi quadrati e una posizione e una misura della posizione abbastanza precisa, peraltro molto vicina rispetto a quello che si era visto con i buchi neri, 40 megaparsec. E appunto, questa barra verticale qui indica la distanza della, come vedremo, della galassia che contiene questa sorgente. Ma fatemi ritornare ai raggi gamma,
questo intervallo di 1 secondo e 7, nella probabilità di avere questa coincidenza è di 1 su 20 milioni, quindi avere il gamma ray burst e questo evento qui a 1 e 7 secondi di distanza, e quindi gioco forza a dire che questi qui provengono dallo stesso evento. Allora, questa lunga forma è diversa dai buchi neri, e si vede immediatamente che si tratta invece, come oggetti compatti, si tratta di stelle di neutrone che orbitano l'una intorno all'altra, cosa che non si era ancora osservata, quindi questo è il primo evento osservato di stelle di neutroni, e come, come prima indicazione c'era questo, diciamo, non si sapeva, si sospettava che i lampi gamma brevi venissero da questo processo astrofisico. Beh, sicuramente è dimostrato che questo processo astrofisico è in grado di produrre i gamma ray burst brevi, o perlomeno una parte di essi, visto questa, una prova di esistenza che è stata ottenuta con questa osservazione. Ulteriore osservazione, beh, erano 40 megaparsec, e le onde gravitazionali e le onde elettromagnetiche sono arrivate praticamente allo stesso istante. Beh, questa è diciamo, una fortissima misura della, innanzitutto, che la radiazione gravitazionale si comporta nello stesso modo della radiazione elettromagnetica, ma anche, vedete, con 130 milioni di anni la velocità è identica, è intorno a parte su 10 alla 15, quindi sì, è una misura molto precisa. Ma non solo, onde elettromagnetiche gravitazionali viaggiano per l'universo, risentono di masse presenti, compresa materia oscura, entrano nella nostra galassia, risentono il potenziale gravitazionale della nostra galassia, e ciò nonostante arrivano allo stesso istante. Quindi si può dire che l'universalità della caduta dei corpi si può estendere anche al confronto tra onde elettromagnetiche e onde gravitazionali, e si ha effettivamente che questi oggetti cascano nello stesso modo. Allora, è stata uscita fuori la circolare che diceva, parlava di questa posizione del cielo. Questa è una posizione che era, diciamo, in Europa troppo tardi, il tempo che la notte cade in Cile, dopo 11 ore, questi signori erano attrezzati, avevano pronto un catalogo delle galassie note prima, cioè come era lo stato dell'arte, e hanno fatto delle fotografie, hanno fatto delle esposizioni per andare a vedere se è cambiato qualche cosa, e effettivamente è stato trovato qui un nuovo evento, una nuova stella, insomma, un altro oggetto luminoso, e questa qui si chiama, il nome che viene usato è Chilonova, è meno intensa di una supernova, e appunto la previsione era che fosse quello che veniva generato da queste stelle di neutroni. Da questo evento, dal riconoscimento della galassia ospite, e quindi anche da questa galassia ospite, si può andare a misurare lo spostamento verso il rosso, quindi a che velocità si sta allontanando rispetto a noi. A questo punto uno dice: vabbè, anche questa sorgente qui si troverà, andrà alla stessa velocità della galassia, e quindi si è in grado di andare a misurare la costante di Hubble in modo completamente nuovo, perché con lo stesso evento e con questa osservazione astronomica l'onda gravitazionale permette di misurare la distanza, l'identificazione della galassia ospite permette di misurare lo spostamento verso il rosso. La legge di Hubble rappresenta il legame tra distanza della galassia e spostamento verso il rosso, e la costante di proporzionalità si chiama appunto costante di Hubble. Ora, tradizionalmente in astronomia, mentre è molto facile
vedere la posizione di un astro nel cielo angolarmente, la distanza, Z, la profondità, è qualcosa di molto difficile. All'inizio c'è la parallasse, poi quando ci si allontana ci sono metodi molto più che diventano sempre più complicati. Qui viene rappresentato come si va a misurare man mano che la distanza aumenta, bisogna usare vari metodi, alla fine si va a vedere quanto è luminosa una stella, una galassia, però bisogna sapere quanto effettivamente è luminosa la galassia all'origine, quindi bisogna andare a pescare dei parametri che sono misurabili sulla galassia stessa, e a partire da questi si può ricavare la distanza. Vedete che è una cosa piuttosto complicata, tant'è che ci sono proprio delle incertezze sistematiche. L'onda gravitazionale è la forma dell'onda, permette di calcolare la massa del sistema, permette di calcolare l'ampiezza. L'ampiezza diminuisce con 1 su r, con 1 sulla distanza, e quindi abbiamo direttamente una distanza con un metodo che è valido a qualsiasi distanza, quindi è scelto da errori sistematici. Questo è un unico evento, però questo è quello che è stato fatto, questa è la relazione di Hubble, velocità è costante di Hubble per la distanza, questa curva qui rappresenta la nostra misura con un unico evento, la costante di Hubble, queste due bande qui, che tra l'altro non si sovrappongono, sono due misure della costante di Hubble con gli altri metodi astronomici. Allora è chiaro che un evento è sufficiente, però se si ottengono un certo numero di eventi, vedete questo grafico qui, per me è una simulazione, ci mostra come può diventare precisa la misura della costante di Hubble. Questa è misurata tra, diciamo, tra 0 100 e 100 km al secondo per megaparsec, e è in funzione del numero di eventi. Vedete che accumulando un certo numero di eventi, questa curva qui si restringerà, e a un certo punto sarà possibile proprio discriminare tra le tecniche che misurano la costante di Hubble. E questo qui, quindi, costante di Hubble è un parametro fondamentale per l'evoluzione dell'universo, quindi la misura costante di Hubble, le deviazioni dalla legge di Hubble sono cose importanti per la cosmologia. Allora, ci sono state non solo Fermi, quindi questo grafico qui rappresenta, qui abbiamo il tempo prima della coescenza fino a zero, e poi dopo i tempi, quindi questo è un giorno, 10 giorni, eccetera, cioè così via, questo qui è un giorno, poi 10 giorni, le varie osservazioni che sono state fatte. E sono state fatte osservazioni, poi dopo, prima il lampo gamma di Fermi, poi ci sono state un certo numero di osservazioni a raggi X, ci sono state osservazioni ultraviolette, ci sono state osservazioni nell'ottico, nell'infrarosso e radio. E vedete, queste qui sono immagini della sorgente, della chilonova, prese da vari telescopi a vari istanti e in varie bande, raggi X, radio e così via. Quindi è stato possibile vedere tutta l'evoluzione di questo nuovo oggetto. Quindi iniziano le onde gravitazionali con i gamma, poi raggi X ultravioletto, luce visibile, infrarosso, onde radio. E questo è proprio lo scenario previsto per la cosiddetta chilonova, che è attesa dalla coalescenza di una stella di neutroni. È una sorgente transiente, è meno luminosa delle supernove, però la rete di interferometri è stata capace di individuare nel cielo un oggetto che di per sé ha un diametro di meno di 100 km, a 130 milioni di anni luce di distanza, e di indirizzare telescopi per andare a vedere appunto l'energia irradiata sotto forma elettromagnetica. Questo è il dettaglio, vedete appunto che c'è
tutti i grandi telescopi sono presenti, LT, e a qualche parte ci deve essere Hubble. Qui abbiamo c'è stata la ricerca sui gamma ray, dove abbiamo anche Calette, che è in casa vostra, e Fermi, Integral e così via, questi sono i vari satelliti che hanno rivelato raggi gamma, raggi X, e poi ci sono i vari radiotelescopi che poi hanno seguito l'evento. E sono stati cercati segnali da neutrini. Questi osservatori sono sensibili a neutrini dell'ordine della 10 alla 12 electron volt, neutrini di altissima energia, e questi osservatori non hanno visto segnali, però potrebbe, non è affatto escluso che non ci sia un segnale anche di neutrini. Vedete che come passando dal 17 agosto al 21 agosto si passa dal blu al rosso, la stella si sta raffreddando, e qui abbiamo un'animazione qua, un'animazione proprio dell'intensità luminosa in funzione della lunghezza d'onda, quindi in funzione del colore della luce. Ah, questo è quello che si osservava dopo un giorno e mezzo, e vedremo la luminosità diminuire, e vedremo che poi anche cambiare forma, cioè spostarsi verso il rosso, ma perché c'è una parte della luce che viene assorbita, mentre il resto rimane, così vedete, cambia la forma, questo picco è diventato più basso rispetto al resto. Queste sono le osservazioni, quello che vedete è una simulazione dell'evento, perché questi qui sono spettri veri che sono stati osservati, e vedete pian pianino poi la sorgente diventa più rossa, emette a lunghezza d'onda più elevata, ma soprattutto cambia qualitativamente la forma. Ma queste sono cose che erano state simulate tempo, e però questa volta sono state osservate, e di nuovo la possibilità di essere presenti dall'inizio, poche ore dopo che c'è stata la coalescenza di stelle di neutroni, poi dopo permette di andare a vedere tutta questa sequenza. Cosa è successo? Allora, questo rappresenta in stile appunto hollywoodiano, dovrebbe sì. Così grafica, cinematografica, però ora ho un video. Un video che forse rappresenta un pochino meglio quello che succede. Qui abbiamo la forma d'onda. Qui vedremo che le due stelle di neutroni si deformano per forza di marea, quindi qui si misura anche quanto sono rigide queste stelle di neutroni, e poi qui viene buttata via, viene iniettata appunto materia, un concentrato di neutroni, che poi dopo è andato a provocare quelle nubi luminose che poi hanno rappresentato la nova, hanno rappresentato il segnale elettromagnetico che è stato visto.
Allora, per diciamo, cercare anche di provare a spiegare appunto quanta informazione è arrivata da questo evento, io devo tornare un attimo, su un po' di chimica e dobbiamo parlare così di una breve alchimia dell'universo. E come sapete appunto il Sole è composto dall'idrogeno che proviene dal Big Bang, e la reazione che produce energia è una reazione di questo tipo qui, dove a un certo punto produce dell'elio e c'ha la massa finale minore della massa dei componenti iniziali, la formula famosa di Einstein entra in gioco, cioè l'energia che viene rilasciata dell'energia che ci scalda. Ci sono altre reazioni quasi successive della vita di una stella, cosa molto complicata, sono molte possibilità, molte varianti, e di fatto si riescono a produrre, a seconda di dove ci troviamo nella vita della stella, a seconda della massa della stella e così via, si riescono a produrre nuclei che vanno fino al ferro, quindi fino a cariche elettriche di 26, un peso atomico di 56. Ricordo che la chimica è determinata dalla carica del nucleo, la 1, 2, 3 cariche elettriche, cariche positive, cambia completamente appunto la chimica dell'elemento, perché essa determina quanti sono gli elettroni che si trovano in nucleo, e quindi determina il legame chimico, determina tutto quello che poi è, diciamo, al quale siamo a contatto. Quindi questa è la reazione, si producono elementi che vanno fino al ferro, e però nelle stelle grandi, e bisogna un pochino vedere cosa succede. Allora, voglio osservare che in natura non si trovano neutroni liberi, quindi la stella di neutroni è qualcosa di strano, però i neutroni in natura decadono, cioè energeticamente è favorita la reazione del neutrone che produce un protone, un elettrone e un neutrino, e però quando la stella è molto massiva, quando termina il carburante, quando collassa il nucleo che si trova al centro della stella, la forza di gravità diventa tale che gli elementi chimici che è favorita la reazione inversa, il protone ed elettrone vanno a formare un neutrone, e così anche tutte le cariche dei nuclei vengono sottratte dagli elettroni presenti, si forma una nube indistinta di neutroni, e quindi gli elementi chimici che sono definiti dalla carica elettrica del nucleo diventano neutroni indistinti, e questa è, chiamerei, alchimia nera, che distrugge proprio la natura delle sostanze. Quindi la stella di neutroni è un oggetto che si è completamente dimenticato della chimica di tutti gli elementi che sono presenti. Ed è questo è quello che avviene, solo che con il collasso del nucleo poi si libera una grande quantità di energia, e quando avviene questa esplosione ci sono dei processi dove questi neutroni vanno a collidere e si riescono a riformare degli elementi anche pesanti, e soprattutto si forma il fenomeno di cui esplode una supernova. Quindi qui si può, questo fenomeno qui di una stella grande, un nucleo che collassa, genera un astro molto luminoso, e può creare una stella di neutroni al suo centro, che forse si conosce bene l'evoluzione, si presume che questa stella di neutroni poi dopo a un certo punto si vada ad accoppiare con un'altra stella di neutroni e crea un sistema di quelli che abbiamo osservato, e quindi abbiamo questi fenomeni qui. E fino a non molto tempo fa si pensava che questo fosse il meccanismo che avrebbe generato gli elementi che pesano di più del ferro, e in realtà poi si è visto che questo meccanismo non era sufficiente, non riusciva a generare gli elementi più pesanti del ferro, non sono in quantità sufficiente. Bene,
Allora, questo invece avviene per quiescenza di stelle di luce. Questo è un grafico difficile, anche difficile l'animazione. Vediamo un pochino dove deriva i pezzi. Questo grafico qui rappresenta, ogni pallino rappresenta un possibile nucleo atomico che è composto da un certo numero di neutroni e da un certo numero, di protoni. E non tutti i nuclei sono possibili. I nuclei che esistono veramente in natura, che hanno vita, che sono stabili, si trovano qui. E questa scala di colore rappresenta la vita, quanto tempo possono durare questi nuclei in unità di anno. Quindi questo è un anno, questo è un cento millesimo di anno, quindi questi qui sono nuclei che hanno vita molto breve. Vedrete poi appunto che abbiamo una famiglia di nuclei che poi dopo si disintegrano perché non sono sufficientemente stabili. Questo grafico qui rappresenta la temperatura, sono miliardi, 10 miliardi di gradi Kelvin, e questa qui rappresenta la densità della stella. Quindi quando avviene questa eiezione di materia, ci sarà prima una temperatura molto elevata che scende, la materia si espande, diminuisce la densità, e le simulazioni mostrano che, diciamo, segue una curva di questo tipo. Questo grafico, ci torniamo dopo, rappresenta qua l'abbondanza dei vari nuclei atomici, e qui questo è l'istante iniziale della simulazione, è iniziata l'esplosione, ci sono un sacco di neutroni, cominciano ad esserci dei protoni, si creano dei nuclei a caso e tipicamente c'è lo stesso numero di neutroni che il numero di protoni, quindi si trovano su questa diagonale qui. Vedete che passa il tempo, i nuclei vengono generati fin qui, a un certo punto diminuisce la densità, non c'è più generazione e i nuclei poi dopo decadono per andare verso i nuclei stabili. A questo, da quello che capiamo, è il meccanismo con il quale si riescono a produrre i nuclei pesanti. E le simulazioni mostrano appunto qual è l'abbondanza cumulata in questo processo dei vari nuclei atomici, e alcuni di questi picchi sono picchi che effettivamente si osservano nell'abbondanza nella nostra galassia, erano picchi che appunto uno doveva cercare. Queste simulazioni mostrano che effettivamente si ottiene questo. Bene, queste simulazioni sono poi le stesse che permettono di prevedere la curva di luce ai vari colori, alle varie lunghezze d'onda che è stata osservata. Quindi c'è forte convinzione che questo processo sia il processo che è stato effettivamente osservato nell'evento del 17 agosto, 2017, e quindi è l'evento che produce in quantità sufficiente la tabella periodica. Quindi in viola sono gli elementi ora che vengono prodotti in maggior parte con questo fenomeno rispetto alle supernove, rispetto alle Big Bang e così via, e in particolare appunto hanno qua. Vedete che l'oro, il platino e l'uranio sono elementi che vengono in questo fenomeno, in questo processo. Quindi è stata individuata la fabbrica dell'oro dell'universo. Qui c'è la chimica, c'è tutto l'ordinamento della tabella periodica e quello che avviene a bassa energia. Avete visto che ad alta energia i nuclei sono assolutamente indistinti, anzi hanno delle leggi diverse di stabilità. Questa è fisica nucleare. Il processo che ha in abbondanza neutroni e protoni a disposizione per sintetizzare i nuclei è in grado appunto di produrre, e non è semplice mettere insieme protoni e neutroni fino ad arrivare a Z uguale 92, ce ne sono così tanti che si riescono appunto a produrre questi,
questi numeri. Quanti ne ho? No? Potevi prendere il gadolino, Terbio, il cazzo di un altro, no? Quanti ne ho? Beh, sono anche tutti gli altri. Sì. Tutti. E quindi qui abbiamo ottenuto che questo tipo di processo non era ovvio, perché questi qui sono processi che sono dettati dalla fisica nucleare, non sono processi, diciamo, che hanno i tempi e i modi dell'astrofisica. Questa è proprio fisica nucleare, c'è materia di altissima densità, si creano reazioni nucleari, quelle simulazioni di cui abbiamo visto contengono come motore 5.000 reazioni nucleari singole che sono state codificate per fare queste simulazioni, e appunto si arriva poi dopo a poter ad avere una spiegazione convincente poi dopo delle concentrazioni degli elementi che vediamo. Quindi, appunto, abbiamo uno strumento che è veramente notevole e che è premonitore proprio, perché gli interferometri sono sensibili in tutte le direzioni, anche se l'onda gravitazionale viene da sottoterra, cosa che non è vera per i telescopi. Non devono essere puntati, che sono ascoltano, sono degli orecchi che ascoltano, e appunto con la differenza dei tempi di arrivo si ricostruisce la posizione del cielo. E quindi sono orecchi che ascoltano in permanenza e possono segnalare violenti movimenti di masse. E in generale i moti gravitazionali precedono l'emissione elettromagnetica, e quindi questa è una sentinella ideale. Addirittura, appunto, possono, come vi ho detto, io penso che riusciremo a dare il segnale di quando avviene la coalescenza prima che sia avvenuta, perché la parte di coalescenza è deterministica, e quindi si sa che appunto si vuole succedere. E abbiamo visto, poi di fatto noi abbiamo visto il cimitero delle stelle. Queste sono le nostre varie osservazioni di buchi neri. Questo è un primo giro di stelle di neutroni note, e qui abbiamo avuto due stelle di neutroni che non conoscevamo, che si sono fuse. Il risultato finale, questo non siamo riusciti ad osservare, non sappiamo che cos'è. Può darsi sia qualcosa che ruota, non si sa se è diventato un buco nero, se è ancora una grossa stella di neutroni, questo non lo sappiamo, ci vorranno altre osservazioni. Ma questo è un evento, quindi uno può andare a chiedersi cosa può essere il futuro. Allora, intanto approfitto, faccio un po' di pubblicità. I dati, quindi un unico canale, sono stati pubblicati, quindi i dati della forma d'onda intorno agli eventi sono pubblici, quindi è stato fatto uno sforzo per mettere insieme dei programmi che siano ragionevolmente manipolabili in Python, e in futuro si prevede di pubblicare tutti i dati. Quindi, e noi eravamo in questa situazione qui, vedete l'early LIGO, advanced LIGO era nella fascia verde, sempre di questa famosa curva del rumore in funzione della frequenza, e loro erano nella fascia verde, nella parte alta della fascia verde, 80 megaparsec, e noi eravamo nella parte a metà, verso l'alto della fascia blu. Il futuro, e le date sembrano abbastanza ragionevoli, vedremo cosa succede. Il futuro prevede che pian pianino uno abbassi il livello di rumore. Vedete che le curve finali ottimizzate per questi sistemi diventano anche molto, molto simili. Questa è un po' più bassa, questa è un po' più alta, però appunto avremo tre strumenti che sono confrontabili. E però il fatto di abbassarsi da 70, cioè quindi abbassare il rumore, quindi avere un orizzonte che passa da 70 a 210 megaparsec, quindi si aumenta la distanza di un fattore 3, vuol dire che si aumenta il volume di un fattore 3 al cubo, e quindi avremo eventi
che sono 27 volte più frequenti. Quindi noi ci aspettiamo già il rank dichiarato quest'autunno ripartiremo con una situazione in cui l'AIGO si troverà verso 120 megaparsec, noi ci troveremo intorno a 60, quindi ci sarà già un aumento, già ci aspettiamo sicuramente molto di più di un buco nero al mese, potrebbe essere un buco nero a settimana, e un evento di stella di un buco nero al mese. Quindi questo è il futuro prossimo, e poi dopo andremo avanti. Allora, questo si può estendere naturalmente in varie a varie frequenze, il colore, la lunghezza d'onda gravitazionale può anche essere diversa. Lunghezza d'onda piccola vuol dire che si trova la struttura in maniera, si può vedere la struttura in maniera fina. Lunghezze d'onde grandi vuol dire sistemi molto grossi, molto lontani, tutti neri di centinaia, migliaia di masse solari, e quindi poi a un certo punto oggetti che sono molto più vicini al Big Bang rispetto a quello che stiamo osservando ora. Non abbiamo ancora registrato tre sorgenti che erano previste, le stelle di neutroni singole periodiche che ruotano, eventi di supernove e il fondo stocastico astrofisico e cosmologico. Il futuro lontano, questa è di nuovo la nostra curva di rumore, questa è la prima generazione di varie isolanti, delle strisce larghe che fluttuano. Si guadagna qui un fattore 5 passando alla seconda generazione, si vuole guadagnare un fattore 10 con un oggetto che in Europa si chiama Einstein Telescope e che dovrebbe appunto rappresentare il limite di quello che si può osservare sulla Terra. L'Einstein Telescope è un oggetto di 10 km, la forma attuale è un triangolo di 10 km e si sta incominciando a guardare quali sono i siti. La scala dei tempi potrebbe essere verso il 2030 e tra i siti possibili, cioè dal punto di vista del rumore sismico, c'è un sito in Sardegna, a Nuoro, dove effettivamente la placca continentale è molto stabile. Ci sono molti obiettivi appunto scientifici che potranno essere studiati dall'Einstein Telescope, alcuni di questi poi alla fine verranno già studiati in parte dalle generazioni precedenti, perché vedete in astrofisica qual è l'origine della lampi gamma, che abbiamo già avuto una prima indicazione di risposta, qual è la struttura delle stelle di neutroni, vedremo imparare qualche cosa, poi storie sull'evoluzione dell'universo, vediamo che se si riesce a dire qualche cosa sull'energia oscura. Quindi, questo vorrei concludere, sono state registrate onde gravitazionali, questa volta dalla coalescenza di tutti i neri di massa stellare e di stelle di neutroni. La forma del segnale osservato e la previsione della relatività generale per riduzione delle dimensioni dell'orbita, quindi man mano come accelera, coalescenza e poi il rimbombo finale del buco nero sono in accordo, e poi l'ipotesi di questa chilonova trova conferma. E queste sono quelle che abbiamo visto, sono le prime rivelazioni dirette di onde gravitazionali, quindi direi proprio che così sta esplorando una nuova esplorazione dell'universo. Vorrei concludere ricordando che uno dei vertici di questa triangolazione è l'Italia, e questo lo dobbiamo ad Alberto Giazzotto, che la cui visione, caparbietà soprattutto, ci ha portato fin qui. E ad Alberto non è più con noi, ci ha lasciati l'anno scorso, e noi siamo ben fieri di continuare il suo lavoro, e vi lascio con questa immagine appunto di Virgo con Alberto Giazzotto in primo piano. Grazie.